Ciao, io sono Marina Ciuffo e lei è Marta Vallino. Siamo due ricercatrici dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR. Oggi vedremo come colorare usando pigmenti del cavolo. Thank you.
abbiamo appena visto come colorare utilizzando dei colori ottenuti dal succo di cavolo rosso. Il cavolo rosso contiene un pigmento che fa parte della famiglia degli antociani. Questi pigmenti hanno la caratteristica di cambiare in base al pH. Il pH è quello che definisce se una sostanza è acida o una sostanza è basica. Noi, per esempio, abbiamo utilizzato il succo di limone, che è una sostanza acida, per ottenere il rosso. Abbiamo poi usato il bicarbonato, che è una sostanza leggermente basica, per ottenere il blu, e poi due tipi di detersivi che sono molto basici per ottenere il verde e il giallo. Voi potete sperimentare altri tipi di sostanze per ottenere tutta una gamma di colori.